Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video ancora dedicato alla casa. Oggi non vado al lavoro, sono in ferie, io sono troppo contenta e quindi voglio approfittarne per sistemare la cabina armadio. Ho ufficialmente portato qui tutti i vestiti che avevo a casa dei miei, li ho portati proprio tutti, 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 anche quelli estivi che sono ancora nello scatolone. Alcuni in realtà sono già appesi perché anche a casa non avevo organizzato più in quest'ultimo periodo, quindi c'era un po' di casino, ma la maggior parte delle cose estive probabilmente in questo video non le vedrete perché sono appunto negli scatoloni che ovviamente non voglio neanche aprire per andare a riorganizzarli, perché comunque mi piacerebbe tenere la cabina armadio organizzata in base alle stagioni, quindi autunno, inverno e primavera, estate. Quindi ancora per un mesetto e mezzo barra due tengo ancora le cose pesanti invernali. E quindi da dove partiamo? Direi di partire dal lato di ste, che è quello decisamente più veloce da fare. Questa è la sua parete dove ci sono appunto questi due mobili e lo specchio. Ci sono due o tre cosine che vedo qui in giro da sistemare, però devo dire che la sua parte è abbastanza organizzata perché quando ho portato qua i vestiti non sono tantissimi in confronto ai miei e quindi avevamo già organizzato un po' meglio. Voglio sistemare giusto due o tre cosine, però è abbastanza riordinato in realtà. Da IKEA, giusto l'altro giorno, ho preso questi divisori per organizzare al meglio gli spazi all'interno dei cassetti. In realtà questa serie di IKEA l'ho già acquistata in passato, ma li prendevo sempre singoli, quindi proprio a blocchi di... Adesso non li ho qui per... Cioè, li ho qui, sì, aspettate che li preparo. Ok, per intenderci, prendevo i contenitori singolarmente, come questo, di varie dimensioni, quindi quadrati, rettangolari. Però ho trovato questi l'ultima volta che sono andata e questo credo proprio che sia sicuramente più pratico e probabilmente anche più facile da riorganizzare in quanto proprio un pezzo unico, sta perfettamente ovviamente all'interno di un cassetto, quindi vado a riorganizzare tutta la biancheria qui. Così sarà, sicuramente il cassetto sarà più ordinato. Comunque, aperta e chiusa parentesi, adesso mettiamoci al lavoro, tiriamoci sulle maniche, iniziamo a pulire, a riorganizzare questo lato e poi passiamo al mio. E ho paura di metterci tutto il pomeriggio perché è davvero un casino. La prima cosa che ho fatto è stata quella di passare un panno umido su tutto l'armadio, sui vari ripiani, e poi sono andata ad invertire i vestiti. Quindi tutti i vestiti che erano appesi nel secondo armadio li ho spostati nel primo e viceversa. Quindi ho messo tutte le magliette a maniche corte e le felpe nel primo armadio e ho spostato invece le camicie nel secondo armadio perché mi sembrava più logico avere poi sotto nei cassetti i pantaloni che utilizza con le camicie. E poi sono andata a sistemare l'unica cosa che era rimasta in giro, ovvero il pigiama. Sono poi passata ai cassetti. Nel primo cassetto ho messo questo divisorio che ho appunto preso da IKEA, che vi ho mostrato prima, che trovo comodissimo proprio perché innanzitutto le cose sono super organizzate, ben divise, e poi andando a piegare le cose per bene ci stanno ovviamente più capi. Per quanto riguarda i pantaloni, invece, come avete potuto notare, non sono andata a fare granché, anzi non ho praticamente fatto nulla perché erano già belli organizzati. Li tiene tutti i jeans e qualche pantalone che avanzava. Poi negli altri cassetti invece ci sono un po' di cose random, come ad esempio i pantaloni della tuta che usa stare in casa e le cose che utilizza per la palestra. Anche i cassetti principali erano organizzati praticamente molto molto bene. Infatti nel primo cassetto ci sono tutte le magliette a maniche corte, nel secondo cassetto tutti i maglioncini e nel terzo cassetto ci sono i pantaloni. Nell'ultimo cassetto non c'è ancora nulla, ma credo che andrà a mettere i pantaloncini estivi. Questo è il risultato della prima parte di cabina sistemata. Sono molto soddisfatta di come è uscita. In realtà il lavoro è stato abbastanza veloce perché, come avete potuto vedere, era già tutto abbastanza organizzato. Sono andata a invertire i vestiti che erano di qua. Ah, in questo armadio e viceversa. I cassetti li avete già visti come erano organizzati e anche questo cassetto sono contenta di averlo organizzato in questo modo con questo divisorio perché così le cose sono sicuramente più organizzate e ben divise. È arrivato il momento di sistemare il mio lato, che è quello che mi preoccupa maggiormente, e credo che la cosa migliore da fare sia quella di andare a togliere tutti i vestiti. Proprio toglierli completamente, andare a selezionare quello che voglio lasciare appeso, lasciare a vista, quello che invece preferisco mettere nel cassetto e magari se c'è anche qualcosa che
che non utilizzo più, da scartare, perché è inutile ovviamente tenere le cose se non si mettono. Quindi probabilmente, visto che sto facendo questo lavoro, vado a fare anche un decluttering, quindi vado a scartare quelle cose che sono nell'armadio ma che sostanzialmente non metto da diverso tempo, perché ci sono cose che sto vedendo che in realtà ho nell'armadio da un sacco di anni, ma sono davvero 2-3 anni che non metto più, quindi direi che è arrivato decisamente il momento di scartarli. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a togliere i vestiti, e sono partita dalla prima parte di armadio. Ho preso tutti i vestiti e li ho portati sul letto. In questo modo la cabina armadio era completamente vuota e sono andata quindi anche a pulirla. Sono passate un paio d'ore dall'ultima clip, infatti mi sono anche cambiati i pantaloni, ho messo i leggings e ho tolto la tuta da casa. Comunque stavo pensando alla fine di non andare a svuotarlo completamente, perché poi la mia paura è quella di trovarmi il letto con una montagna di vestiti e non sapere più dove mettere le mani, e quindi rallentare anche il lavoro di riordino. Quindi ho deciso di svuotare armadio per armadio, quindi struttura per struttura. Se poi c'è qualcosa che voglio aggiungere, lo faccio in un secondo momento. Prima qui avevo, a parte i vestiti che sono andata ad aggiungere poi in un secondo momento, ma inizialmente l'avevo pensato come armadio per cappotti, pellicciotti, pellicce, chiodi in pelle, ma adesso credo di andare a riorganizzarlo un po' diversamente. Anche in questo caso sono andata a pulire per bene la cabina armadio con un disinfettante e un panno leggermente inumidito. Nella prima struttura, come avevo prima, sono andata a mantenere tutti i cappotti, quindi ho messo i pellicciotti, i chiodi in pelle, i giubbini di jeans, e sono però andata a sistemarli in ordine di colore, quindi sono partita dal bianco e ho terminato con il nero. Nel secondo ripiano, nella seconda struttura, che misura 50 cm, quindi è più piccola, ho deciso di mettere i maglioncini, le magliettine rosa, e poi ho aggiunto anche due tocchi di bianco, mettendo due magliettine bianche, però principalmente il colore che prevale è il rosa. Poi sono passata al terzo armadio e ho spostato prima tutti i vestiti, quindi sono andata a togliere per bene tutti i vestiti, e anche qui ho passato una mano di straccio, e poi sono andata a selezionare i vestiti che volevo lasciare appesi. Ho cambiato ovviamente le grucce, perché voglio utilizzare le stesse grucce che acquisto sempre da IKEA, sono delle semplicissime grucce bianche, quindi sono andata a togliere le grucce vecchie e ho messo quelle nuove. Ho scartato i vestiti che non volevo tenere, quelli che non volevo tenere a vista, e sono andata quindi in questo modo a riorganizzare tutto, anche qui in base al colore e un po' anche in base alla tipologia. Anche in questo caso sono andata prima a togliere tutto, a passare una mano di straccio anche qui, perché questa è sicuramente un'ottima occasione per andare a pulire, perché avendo la cabina armadio a vista, quindi senza ante, la polvere entra maggiormente, quindi ogni tanto c'è da fare questo lavoro di pulizie. E poi sono andata a riorganizzare tutte le mie borse un po' come erano già sistemate prima. Sono andata poi a prendere tutte le grucce che ho scartato, le ho portate via, e sono andata poi a montare questi divisori che ho preso appunto da IKEA e che ho inserito all'interno del mio lato di armadio. Per quanto riguarda i ripiani estraibili, sono andata sì a sistemarli leggermente, ma non più di tanto, perché erano già abbastanza organizzati. Per quanto riguarda i cassetti principali, nel primo cassetto ci sono tutti i maglioncini, quindi sono andata a toglierli tutti e poi sono andata a selezionare i maglioncini che volevo tenere, quelli che volevo scartare, e poi li ho divisi ovviamente in base al colore, quindi maglioncini neri, maglioncini colorati, i maglioncini grigi, il nero e il grigio prevale nel mio armadio, non so perché, ma prevale. E poi sono andata insomma a piegare tutto per bene e a sistemarli, organizzarli meglio. Anche nel secondo cassetto principalmente tengo maglioncini e magliettine un po' più leggere, quindi anche qui sono andata a svuotare, sono andata a pulire e poi sono andata a selezionare le cose che ovviamente volevo tenere, quelle che volevo scartare. Ho scartato parecchia roba, in realtà sono sincera, non pensavo di scartare così tanto, invece ho scartato davvero un po' di cose che effettivamente non stavo utilizzando, quindi era inutile tenerle nel cassetto. Fatemi sapere con un pollice in su se anche voi ogni tanto fate questo lavoro di riordino e di decluttering dei vostri vestiti. Io in realtà non lo faccio molto spesso, ma quando decido di organizzare, di sistemare meglio il mio armadio, alla fine vado sempre a scartare qualcosa.
Poi nel terzo cassetto attualmente c'erano soltanto dei leggings, quindi sono andata a spostare i jeans che erano nell'ultimo cassetto e li ho messi insieme ai leggings. Nell'ultimo cassetto invece, visto che si era svuotato, sono andata ad aggiungere, ad inserire tutti i pantaloncini che utilizzo sia in estate che in inverno, e anche di questi ne ho parecchi, quindi ho fatto proprio un cassetto dedicato ai pantaloncini corti. E facendo questo lavoro, un po' come prima, sono andata a scartare quelle cose che non utilizzavo più e a dividere le cose che invece sfrutto ma non quotidianamente, quindi che non utilizzo tantissimo e che ho messo in un cassetto a parte, mentre nei cassetti principali, quelli più grandi, ho tenuto tutte le cose che so di utilizzare davvero praticamente ogni giorno. Poi sono passata agli altri cassetti, in realtà non avendo ancora tolto le cose estive, ma le ho ancora nello scatolone, tanti cassetti sono rimasti leggermente vuoti o poco utilizzati, quindi volendo potrei anche dedicare una parte di cassetti alle cose estive e poi tirarle fuori quando viene la bella stagione, però al momento ho lasciato soltanto le cose autunnali ed invernali. Nel primo cassetto invece sono andata a mettere le calze all'interno di questi contenitori che ho preso sempre da IKEA, e poi sono andata a piegare per bene i leggings, che sono quelli che utilizzo per stare in casa comunque quando voglio stare insomma bella comoda. Li ho piegati per bene e li ho messi al lato dei divisori. Poi sono passata a quest'altro cassetto dove ho inserito il divisorio che ho preso questa settimana, e sono andata, come ho fatto con il cassetto di Ste, ad inserire tutto l'intimo, quindi reggiseni, mutande e calze. Anche qua è sicuramente più organizzato rispetto a come era prima, perché prima era tutto buttato un po' così. Poi sono passata all'ultimo ripiano, diciamo, questo estraibile, dove in realtà andrebbero messi i pantaloni. Io fino a ieri praticamente non lo utilizzavo e quindi ho deciso di andare a mettere le gonnelline, perché poi sotto ci sono le scarpe. Poi sono andata a pulire lo specchio perché era davvero super super impolverato, quindi una passata di straccio anche sullo specchio. Ovviamente ho passato l'aspirapolvere, questa la passo praticamente quasi tutti i giorni perché non sembra, ma con il tappeto si fa davvero un sacco di polvere, quindi via di aspirapolvere. E poi finalmente, dopo ore e ore di lavoro, la cabina armadio è stata ultimata. Ok ragazze, ci siamo, finalmente sono riuscita a terminare di sistemare, di riorganizzare al meglio tutto quanto. Ho praticamente passato tutto il pomeriggio qui dentro, perché non sembra, ma i vestiti erano davvero tanti. Togliere tutto, svuotare, sistemare, pulire occupa comunque dello spazio, quindi se decidete di farlo dovete essere consapevoli del fatto che perderete quasi tutta la giornata, però sono contenta insomma del risultato che è uscito. Per chi se lo stesse chiedendo, la cabina armadio è di IKEA. In realtà avevo già fatto un video dedicato quando ancora era completamente vuota e la stavamo semplicemente montando, e magari vi lascio il link qui nelle schede. Abbiamo scelto la cabina armadio di IKEA perché comunque questa stanza non sarà una stanza definitiva per sempre, ma è una stanza momentanea, perché questa in realtà nasce come camera da letto, al momento non ci serve, quindi l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo adibita a cabina armadio, però quando poi verrà il momento ovviamente dovremo togliere tutto, e per questo motivo abbiamo deciso di non investire tantissimi soldi nei mobili della cabina armadio, proprio perché non sono una cosa definitiva, ma essendo momentanea insomma non ci andava di spendere chissà quanti soldi per una cabina armadio. So che questa cabina armadio è vista stra rivista, però è questo il motivo principale che ci ha fatto scegliere IKEA. Detto questo, vi faccio vedere il risultato finale. E voilà, questo è il risultato. Questa è la parte di Ste, ben organizzata, bella in ordine. Il tappeto è rimasto lo stesso, questi sono i vestiti che ho scartato che poi vado a spostare. E questo nel complesso invece è il mio lato, quindi partendo dalla prima struttura ho messo tutti i giubbini pellicciotti in ordine di colore, poi ho creato questa piccola nicchia con tutti i vestiti dal bianco al rosa. Qui ci sono gli orologi, in realtà però questi ripiani non li ho modificati, erano già sistemati. Qui finalmente sono andata a riempirlo e ho messo le gonnelline, perché i jeans erano troppo lunghi visto che sotto volevo tenere delle scarpe, ho messo le gonnelline. Sotto appunto ci sono gli stivali che uso più frequentemente,
Poi qui c'è il cassetto dedicato ai pigiami. In questo terzo cassetto al momento ho messo i vestitini di gioia perché altrimenti mi restava vuoto, quindi ho deciso di sfruttarlo in questo modo. Poi magari andrò a mettere qualcosa di estivo qui, però al momento insomma ho messo questi. Poi qui sotto, proprio perché mi restavano questi due cassetti vuoti, ho deciso di mettere le ciabatte che uso a stare in casa, perché di solito erano proprio tutte appoggiate qui a terra e poi alla fine sembrava sempre in disordine. Poi da questa parte sotto gli orologi ho messo l'intimo nei divisori di Ikea che ho comprato, tra l'altro uno mi è avanzato quindi dovrò sfruttarlo in qualche modo. Poi qui altro intimo, gonnellina e alcune magliettine estive che avevo già portato qui. Poi in questo cassetto non c'è niente, vuoto, e forse anche questo, no. Qui ho questa tuta a forma di unicorno che mi era arrivata da un sito che praticamente non uso mai, però mi spiace buttarla perché comunque è carina, però è molto ingombrante, quindi la lascio qui. In questa ultima parte di armadio ho messo magliettine, camicettine bianche, maglione bianco, poi sono passata al giallo, al grigio, una punta di verde, poi tutto nero, ci sono magliettine, vestitini, cardigan. Poi qui in questo ripiano estraibile ci sono le stesse cose che c'erano le altre volte, quindi fascio per capelli, cuffie per capelli, sciarpa e occhiali da sole. Poi in questo primo cassetto ho messo quasi tutti i maglioni e li utilizzo tutti, quindi li ho messi tutti qui nel primo cassetto, diviso i grigi, i colorati, sotto ce n'è uno bianco, questo rosa, insomma tutti i maglioni. Poi in questo secondo cassetto anche qua abbiamo le magliette, prevalentemente sì, sono magliettine, c'è ancora qualche maglioncino, però la maggior parte sono magliettine. Dopo nel quarto cassetto ci sono i pantaloni, qua ci sono i leggings e i leggings in ecopelle, mentre qua invece ho messo i jeans più chiari, e qua invece ho messo i jeans più scuri. E poi l'ultimo cassetto è diviso in questo modo, qui ci sono dei pantaloni della tuta che uso a stare in casa e qui ci sono tutti i pantaloncini che si possono utilizzare, cioè che io in realtà utilizzo, alcuni li utilizzo sia in estate che in inverno, altri invece li utilizzo solo in estate, e quindi li ho organizzati tutti qui, alcuni qua e alcuni qui. Poi questo è l'ultimo ripiano, quello dedicato alle borse, qui abbiamo due borse, qui abbiamo altre due borse e qui altre due borse. Poi in questo primo cassetto ho messo le calze, quelle un po' più carine, con le stelline, con le paillette, con i glitter. Qua ci sono tutti i leggings che uso per stare a casa. Qui invece ci sono le calzettone, quelle belle morbidose che tengono un sacco di caldo, che adoro utilizzare quando sto in casa, perché adoro camminare a piedi nudi. Poi qui c'è un completo, diciamo, per fare palestra, e delle calzamaglia e basta, non c'è praticamente nulla. Sono abbastanza contenta di questo perché comunque non ho neanche riempito totalmente la cabina armadio. Qui ci sono alcune magliettine, poi ci sono dei body che vanno, che si possono utilizzare con le gonne vita alte eccetera, quindi le ho messe qui, e qui l'ultima gonna che là non ci stava. E poi in quest'ultimo cassetto ho messo questo vestito che avevo preso su Asos, è un vestito lunghissimo e molto ingombrante, quindi l'ho messo qui. E poi ho messo questo poncho di Zara, no non di Zara, questo poncho che è anche questo abbastanza ingombrante, quindi l'ho messo qui. Però vedete che molti cassetti sono praticamente mezzi vuoti. E nulla ragazze, questo video termina qui, spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, se questa tipologia vi piace, che così registrerò sicuramente altri video di questo genere. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere tutti i miei prossimi video. Io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!